Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Oggi Elisabetta Gregoraci ha fatto chiarezza definitiva sul suo rapporto con Flavio Briatore, ospite del programma La Volta Buona condotto da Caterina Balivo. Da settimane circolano rumors su un possibile ritorno di fiamma tra la showgirl e l'imprenditore, ma è finalmente arrivato il momento di scoprire cosa c'è di vero. Nell'ultima puntata del talk show di Rai 1, Caterina Balivo non ha perso l'occasione di chiedere direttamente alla Gregoraci se ci fosse del vero nelle voci che li volevano nuovamente insieme. Elisabetta, che ultimamente è stata al centro del gossip proprio per un presunto riavvicinamento con il suo ex marito, ha deciso di mettere fine alle speculazioni. Con grande serenità, la conduttrice ha smentito categoricamente ogni voce riguardante un ritorno di fiamma con Briatore, affermando chiaramente di essere attualmente single. Durante l'intervista, Balivo ha ricordato come in tanti sperino ancora in una loro riconciliazione, affermando che molte persone non accettano la loro separazione. Con un tocco di ironia, Elisabetta ha ribattuto dicendo che, in realtà, loro due non si sono mai davvero separati, perché da 20 anni continuano a essere presenti l'uno nella vita dell'altro. Anche se non formano più una coppia, il loro rapporto rimane saldo grazie all'affetto e alla collaborazione per il bene del figlio Nathan Falco. Anche se non c'è più l'amore romantico, il legame tra Gregoraci e Briatore rimane molto forte. I due, infatti, trascorrono spesso del tempo insieme, anche in vacanza, e hanno deciso di unire le forze professionalmente nella rubrica I Briatoraci all'interno del programma Questione di Stile. Un progetto che riflette la complicità che continua a esistere tra di loro, nonostante il loro rapporto non sia più quello di un tempo. E così, Elisabetta ha voluto mettere un punto fermo su tutti i gossip, nessun ritorno di fiamma, ma un affetto profondo e una collaborazione che durerà nel tempo. Lascia un commento con il tuo parere su questa vicenda. Pensi che un giorno possano tornare davvero insieme? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!